Rieccoci in studio, quante emozioni a Mosca, Gian Giacomo Secchi! Come si soffre tantissimo a Mosca. L'unica azione degna di nota dell'Inter sui piedi di Zárate, che ha provato il tiro, unico tiro nello specchio della porta, e poi subito capovolgimento di fronte con l'Inter che accusa in difesa sempre troppi svarioni. In questo caso il CSKA Mosca ha provato ad approfittare di uno degli errori, in questo caso Nagatomo è riuscito a dare il pallone involontariamente, è uscito bene Julio César con le mani, e quindi si riparte sempre dal risultato di 1-2 al 59esimo minuto. Fin da subito pericoloso Mauro Zárate e Fulvio Collovati, giusto inserirlo in campo adesso? Sì, beh, sì, è chiaro che c'è stato l'infortunio di Pazzini, però io l'avrei nel secondo tempo, dopo 10 minuti l'avrei messo comunque, al posto perché vedevi l'Inter, torno a dire, che si stava un po' rintanando nella propria metà campo a difendere. Scusami Fulvio, l'Inter che ha provato sulla destra con Zárate, ma la palla è uscita. Non si deve chiudere. Beh, però era comprensibile. La velocità di Zárate potrebbe... Fulvio, ti potevi aspettare che loro partissero sparati perché perdono 2-1, giocano in casa. No, soprattutto al 46esimo. Allora è legittimo difendere, però non difendere così basso come ha difeso l'Inter. Basso perché non hai la possibilità di ripartire. Però adesso mi sembra che abbia recuperato anche ritmo e posizione. Intorno alla mezz'ora ho visto Obi che spesso veniva ad aiutare Kivu scalava in mezzo, quindi era prima difesa quasi a 5 che non a 4. Deve farlo, però a quel punto ti abbassi davvero e rischi le infilate. No, ma lì proprio difendevano basso i difensori, quelli deputati Mosca in avanti. Bravo, così bisogna. Dumbiaka ha provato a fare sponda, la palla è stata respinta dall'Inter, così. Ma si continua davvero a soffrire, e questo è ormai un dato di fatto in questi primi 15 minuti della ripresa. È sempre CSKA Mosca ad avere il pallone, in questo caso Lucio, che sta facendo di tutto per cercare di tamponare le falle nella fase centrale, come dicevamo prima, errori insieme a Samuel nella fase di impostazione proprio. No, però Lucio sta giocando bene, Samuel che sta con Samuel più in difficoltà. Sul fallo di punizione, sul gol loro, punizione, c'è stata un'entrataccia di Samuel alla fine Samuel del tempo. Che poteva evitarla. Che poteva evitare. Non è in grande forma Samuel. Mancava 10 secondi. Non è in grande forma. Vediamo questa diretta anche con i nostri telespettatori, grazie alla voce di Nicole Micheloni. Nicole. Sì Andrea, abbiamo un tifoso milanista che ci scrive: questa è la quarta trasferta dell'Inter a Mosca ed i nerazzurri hanno sempre vinto. Su, tifiamo per il CSKA, una volta è giusto che vincano anche gli altri. Ce l'aspettavamo. Noi invece tifiamo per le italiane in Champions League. Don Giacomo Secchi in cronaca. Olise che prova a fare sponda sulla destra, arriva Nababkin ancora per il CSKA Mosca, che prova con delle incursioni centrali a cercare il guizzo vincente, rimessa in gioco per il CSKA Mosca. Veramente incredibile l'Inter come è schiacciata in difesa, come giustamente dicevate da studio. Inter che fa fatica a ripartire e non riesce a tenere il pallone per più di due o tre tocchi. L'unica azione degna di nota quella di Zárate, che ha provato il tiro al 57esimo, niente più, tutto CSKA Mosca. C'è Wagner Love che sta giocando veramente a tutto campo, sta coprendo un sacco di metri in lunghezza. Vediamo ancora questa Wagner Love che cerca di andare via su Cambiasso. Riparte, questa è l'occasione buona per approfittare del contropiede. Ci si mettono due giocatori e ancora l'Inter sulla destra nella fase centrale. Si riparte da dietro, Nagatomo, Zanetti, Lucio, Zanetti, Nagatomo, si fa fatica, pressano molto i giocatori del CSKA Mosca, e infatti si avvera quello che ha detto poco fa, più di tre tocchi non si riescono a fare e il CSKA Mosca sembra veramente un'altra squadra rispetto a quella del primo tempo. La palla è sempre in possesso dei russi. Massimo Buscemi, le differenze con la partita in casa con il Trabzonspor? Beh, perlomeno qui c'è un atteggiamento differente, corrono tutti, ognuno sa quello che deve fare, poi chiaramente probabilmente c'è anche una piccola Babkin sulla destra, il traversone centrale sintetico. Non c'è però... nessuno. Il tiro Sullio, Julio César. Poi c'è da tenere presente anche l'aspetto psicologico, perché al 47esimo subire un gol è un problema. Mica tanto. 2-0, l'aspetto 2-1. Stessi perdendo 1-0. Ancora... 2-0, c'è anche una lettura tattica, nel senso che secondo me, per esempio, Cambiasso sta giocando troppo arretrato. Vai! È l'Inter che prova con Kivu sulla sinistra. Ci prova il tiro e la parata di Gabulov sicura. Vedi che seconda spazio. Azione degna di nota dell'Inter con Zárate, che era stato servito sulla sinistra, si era portato sotto porta, ma il tiro centrale è andato
nei guantoni di Gabulov, ecco, che ha fatto adesso, buona guardia. Scusami, adesso stanno attaccando loro. Se tu guardi come è disposta lì, guarda dove Cambiasso, praticamente va a fare troppo il quinto basso difensore. A ridosso della difesa. Va a fare il quinto difensore. Quello che dicevo prima. Abbiamo difficoltà nelle ripartenze. Certo. A volte scala per, e c'è un per buco, aiutare, una voragine con quelle davanti. Per aiutare Kivu. Tu praticamente il centrocampo non da dire anche partire. Che da te, da difensore tuo, quando ti trovi in difficoltà, magari lanciavi lungo e trovi la punta che prendeva fallo. L'Inter in questo momento non riesce a prendere un fallo. Wagner Love in area, ci prova ad andare via, cade a terra, chiaramente non dice niente. Rialza la testa il signor Craig Thompson, questo direttore di gara scozzese. Si riparte ancora dal CSKA Mosca. Veramente in difficoltà la squadra di Ranieri in questi minuti, già dall'inizio della ripresa, e ancora il CSKA Mosca non ci arriva. Dumbia con un doppio passo, ma insiste Olise sulla destra, entra in area, prova il traversone in mezzo, Lucio a spazzare. L'Inter è in affanno, in affanno. Perché essere corretti, diciamo, è un assedio. Zanetti e Cambiasso non riescono più a fare quello che hanno fatto nel primo tempo. Sicuramente. Cioè, giocano troppo abbassati sulla difesa. Ma perché nel primo tempo giocavano con un'altra mentalità, vinci 2-0, sei più tranquillo. Adesso non hanno ancora raggiunto l'autostima che avevano l'anno scorso. Non è un problema psicologico. No, questo conta molto. È un problema di gambe. Fatelo dire da chi ha giocato. Zanetti ha 38 anni, Cambiasso 32. Ma cosa c'entra 28 anni o 32? Zanetti ha la possibilità di avanzare. Cronaca. Indietro per Obi, che vede libero sulla sinistra Kivu. Kivu in questo caso viene neutralizzato dall'intervento pulito del difensore del CSKA. Sembra un affanno fisico comunque, perché anche a Bologna era praticamente in mano al Bologna la partita. È quindi è chiaro che in questo momento l'Inter sia in Ma in quindi riserva, Massimo, Buscemi, una delle colpe di Gasperini anche dal punto di vista atletico, a parere tuo. Di tutto, di più. Per lui, dove c'è un'esasperazione c'è una tara. Ma come fai a giocare con giocatori che fanno, dopo tre corse che fanno, sono in affanno, fagli giocare a tre in difesa? Non so il ritiro che cosa hanno fatto. Te non li allenati allora, Gasperini? Ma non è che non li allenati, scusami. Allora, Zanetti, lascialo perdere. Ma scusami, nel momento in cui Moratti gli ha detto, guarda, Branca, non lo so, gli ha detto, vieni a allenare l'Inter, lui ha detto, bene, vengo a allenare l'Inter, sono felice, contento. E faccio giocare come voglio io. Devo fare la scampagna, non li allenati. In Trentino mi sa che ha fatto di allenamento, ma cosa c'entra? Quante volte uno corre male? 20 metri dalla porta Alvarez, vede libero sulla sinistra, in questo caso la palla è troppo lunga. Tu metti uno come Ranocchia, che ha alto 1,93 m, a fare l'esterno? Che trova uno come Giovinco, non gli fa perdere la palla, non gli fa vedere la palla. Infatti non e succede gli fa più, figure. Non succede più. Ah, grazie, però è successo. Lucio dall'altra parte. Non dirlo a me, lo sai benissimo cosa pensavo io. Sai benissimo cosa pensavo della precedente gestione. Lo sai benissimo, della precedente gestione. Dio. Mi fermo. Andiamo con il gioco in cronaca allora. Zanetti sulla destra, siamo nella fase centrale, a centrocampo. Zanetti che serve Milito. Prima. Cambiasso ha la possibilità di girare il pallone sulla destra, siamo circa 20 metri dalla porta difesa dall'estremo difensore Gabulov, il pallone in mezzo, senza nessun appoggio, in questo caso per Milito che era rimasto fermo, allora, e si riparte da un calcio d'angolo. Allora, tutte le volte che il pallone Sarate salta l'uomo, soprattutto questi difensori lenti, macchinosi, cioè se l'Inter butta via questa occasione, devo venire a casa. Seguiamo il corner per l'Inter. 67esimo minuto, CSKA Mosca 1, Inter 2, in difficoltà in questa ripresa, si incarica di battere questo corner Mauro Sarate. Proverà sicuramente la parabola alta per le torri, in questo caso ci ha provato Cambiasso e Samuel. La palla rimpallata, il tiro, respinto, incredibile azione, confusa in area, ma il CSKA Mosca che riparte in contropiede, 4 contro 4. Sulla destra con Olise, 4 contro 4, cerca Dumbia, prova per Wagner Love, Samuel fa guardia e Cambiasso si salva, veramente ci sono praterie. E ci sono sicuramente degli schemi che sono saltati anche per l'Inter, che in questo caso ha provato prima, due minuti prima di questo contropiede, a cercare il guizzo vincente sul calcio d'angolo battuto da Mauro Sarate. Una serie di rimpalli e poi il pallone calciato sulla destra. Però non esiste che su un corner battuto dall'Inter si riparte in contropiede 4 contro 4. Hanno preso un contropiede clamoroso, poi hanno sbagliato la rifinitura loro. Intanto ma l'Inter era messa male. Mamajev
è uscito Tosic. Forse Giancarlo c'è un po' troppo a foga nel voler reagire a questa situazione sia generale che sì, psicologica, ma anche a questo assedio comunque, che la Sesca Mosca sta costringendo l'Inter. Però qui bisogna avere testa fredda, insomma, non si può concedere una ripartenza di questo tipo. Sì, perché... anche un pochettino più di personalità, magari in mezzo al campo a far girare questa anche se palla. Mi sembra che adesso il momento critico, lo dico, lo sussurro, mi sembra superato, fallo, nel senso però. Che l'Inter gioca ora... per quantomeno non si fa schiacciare, sì, riparte. Ho visto anche Chivu dettare il passaggio, questo, lo spirito giusto è questo. 3-3-6-7-4-6-3-8-4, il nostro account Facebook Campionato dei Campioni, per intervenire in diretta voi telespettatori con la voce di Nicole Micheloni. Andiamo ancora in cronaca, poi parola a voi. La rimessa dai piedi di Gabul da Julio Cesar, che cerca di far ripartire l'azione, ma non c'è niente da fare perché l'Inter non riesce a fare filtro a centrocampo. È la Sesca Mosca che continua ad avanzare. L'Inter sembra veramente impaurita. In questo caso ci sono più e più errori nella fase di possesso del pallone. Zagoev prova sul versante di sinistra e si riparte dal centrocampo con il Sesca Mosca, 69esimo minuto. Ma ora non sono... C'è Alvarez che sta prendendo molti palloni, sembra in palla però perde molti palloni. Di questa personalità la giovane. Io lo sostituirei Alvarez, devo essere onesto. Io da un giocatore, Besana dice 15, benissimo, hai ragione, non si può giudicare la prestazione di un giocatore. Costa 15 milioni, l'ha ammonito Obi. Il rapporto al valore, però onestamente mi aspettavo. Ma anche la sua prima gara a questi livelli. Cosa c'entra? Ma te lo dico. Non ha fatto male. Ma ce l'hanno venduto come fenomeno. No, momento. Non vedo da come? E poi scopriamo che era riserva di Morales. No, doveva costare, doveva costare la metà. Non so. Doveva costare la metà. Doveva costare quanto Morales. Questo sono d'accordo sul allora, tema. Però Andrea, due hanno pagato troppo. Ma lì il procuratore sai come c'è. Giacomo Secchi, sì. Due annotazioni. Una chiaramente il cartellino giallo di Obi e poi notizie che provengono dall'infermeria. Potrebbe trattarsi di una distorsione alla caviglia per Pazzini che è uscito al posto di Sarate. Ora è il Sesca Mosca che si incarica di battere un calcio di punizione da posizione favorevole. Sono circa 20 metri. Qualcosina di più probabilmente. 29 metri infatti la distanza esatta per il Sesca Mosca. Alla parabola di Zagoev, Julio Cesar risponde. Il sinistro di Zagoev non ha impensierito Julio Cesar. Per il CSK Mosca è entrato Tosic, che è un giocatore molto offensivo rispetto a Mamajev, che è un centrocampista più di quantità. È un giocatore come Zagoev, è molto capace di svariare e dà buone palle agli attaccanti. Allora, per questo è un attaccante in più. Sì, perché comunque questo qui è un giocatore che era in orbita a Manchester United e Ferguson l'ha lasciato in Serbia per un anno a maturare. Tale e poi adesso, esattamente, poi adesso è andato in Europa. Tra l'altro parlavamo delle difficoltà, le condizioni fisiche dell'Inter, mentre Sesca Mosca è molto in forma, vero Andrea? Sì, perché comunque il campionato russo quest'anno vive un'annata strana, nel senso che è partito a marzo come sempre, ma finirà a giugno 2012, quindi un anno e mezzo praticamente, e stanno finendo la stagione perché ci sono i play-off l'anno prossimo. Ecco, Secchi, adesso ancora nella metà campo interista però. Esatto, Nababkin ha provato ad avanzare sulla destra, Obi è riuscito a neutralizzare, ma ancora Sesca Mosca che riparte con Zagoev. Il traversone in mezzo, non ci arriva nessuno, incredibile! Che svarione della difesa dell'Inter, che svarione! Wagner Love non ci arriva, poteva fare tap-in stile gol di Pazzini. In questo caso il traversone non ha portato i frutti, non è riuscito a capitalizzare questa azione. Rivediamo noi l'azione, ma ve la descriviamo perché è arrivato Samuel questo traversone violento a raso terra e Wagner Love non ha appoggiato. Samuel, insufficiente la prestazione di Samuel, perché non puoi andare a contrastare. Questo era gol. Assolutamente diciamo sì. Non puoi andare a contrastare. Se è insufficiente la prestazione di uno come Samuel... Con questo sufficiente. Ha lasciato crossare una palla micidiale, ragazzi. Non so se avete visto, Obi era praticamente sulla parte bassa dello schermo a destra e non prendeva nessuno. Quindi anche Hugh. Sembrava anche il gol. Era andato al cinema. Ma buttala via. Sì, un po' disorganizzata la difesa nerazzurra. Andando a sapere, prima parlavamo di Alvarez. Perché avrebbe dovuto costare come Massimo Morales? Più che altro perché è un giocatore che ha 22 anni e nel Velez faceva la riserva da Massimo Morales. È vero che è un giocatore molto diverso ed è scoppiato praticamente negli ultimi 6 mesi, però è Morales ha molta più esperienza perché ha giocato anche in Russia. Però. Effettivamente però Morales ha un altro passo rispetto ad Alvarez, molto più veloce. Allora, io ricordo intanto ai nostri telespettatori che andremo in onda fino alle 23.45, quindi seguiremo tutto il secondo tempo dell'Inter e anche tutti gli impegni della UEFA Champions League di questa sera. I contatti per scriverci, Nicole, per far intervenire i nostri telespettatori in diretta? Sì, ve li ricordo subito. Allora, via sms al 336 74 6384 oppure sul nostro account Facebook Campionato dei Campioni.
Gian Giacomo, cronaca. Cambiasso prova sulla sinistra, vede libero in questo caso Alvarez, ma è buona la retroguardia. In questo caso anche la fase difensiva del Cesca Mosca sembra essersi riabilitata in funzione invece di un diametrale peggioramento invece della difesa dell'Inter, che non riesce più a contrastare le offensive del Cesca Mosca. Ma ora è l'Inter da centrocampo con Sanetti sulla destra per Nagatomo, galoppata del giocatore dell'Inter, il cross deviato ed è calcio d'angolo per i neroazzurri. Nagatomo è il migliore in campo, esatto, il migliore in campo dell'Inter. Sì, se gioca esterno basso così e attacca è molto allora, pugno di riso, vai. Ti posso dire, mi fa piacere per Nagatomo, ma se tu pensi che il migliore dell'Inter è Nagatomo, questo ti fa capire il livello. Ho sempre sostenuto che l'Inter ha degli esterni abbastanza modesti, sia Nagatomo sia Jonathan, che grazie a Dio me l'hanno risparmiato stasera. Però sta giocando bene. A me non piace quando gli seguiamo il calcio d'angolo, 17 minuti più recupero. Dopo, 17 minuti più recupero, la parabola in mezzo, Milito non riesce ad arrivarci con la testa e un Cesca Mosca che va a difendere praticamente in 8-9 uomini per cercare di fare buona guardia al suo estremo difensore, e così sta riuscendo anche con questa tecnica il tecnico del Cesca Mosca a difendere un risultato e cercare di ripartire in contropiede come sta facendo. Panchina, stavamo dicendo, poi hai preguntato la regia di aggiornare la formazione. Panchina dell'Inter, volevo capire se che possibilità Ranieri di incidere ora tatticamente, perché qualcosa deve fare in questo momento. Chi c'è in panchina? Questo volevo sapere esattamente, perché ce l'abbiamo la panchina del Colo. Allora, in panchina Caldirola, Faraoni, Alvarez, che è chiaramente entrato, non doveva esserci, Crisitiglio, Coutinho e Zárate, che è entrato anch'esso. Questo è l'Inter che invece è in campo in questo momento a Mosca con Zárate, che ha sostituito l'infortunato Pazzini. Giancarlo, stavi concludendo il tuo intervento sui esterni, vero? No, dicevo, la mia posizione personale, a me non piace quando gli allenatori propongono degli esterni offensivi, i famosi esterni alti, dei difensori, non mi piace assolutamente. È il caso di Nagatomo, secondo me, se gioca davanti al Jonathan di turno non conta niente, partendo da dietro magari lo paghi in fase difensiva, però quando attacca diventa decisivo. Il gol dell'Inter 2-1 lo crea Nagatomo. Mi permettete una puntualizzazione? Io sono stanco di sentire dire se è migliore Nagatomo che Inter. L'ho detto io. Punto. Quanti anni ha Nagatomo? 22. Sì. Certo che se il pilastro del Milan è Sidor, che ne ha 36 quasi, mi sembra ancora peggio. Perché il Milan ha 2000 infortunati. Se permetti, noi ne abbiamo 2000. Andiamo a seguire l'Inter, Gian Giacomo. Ma non so se permetti, cross in contropiede, in questo caso ci prova Milito, che ha davanti due uomini, cerca la sponda, in questo caso non ci arriva Zárate. La palla però viene deviata ed è ancora calcio d'angolo per l'Inter, che si sta riaffacciando un pochettino nell'area del Cesca Mosca. 76 minuti di gioco, 14 più recupero, 1-2 per i neroazzurri. Dacci e un calcio gioia d'angolo a favore dell'Inter. È passata la tempesta, ora l'Inter ha solo la possibilità di fare il 3-1. Sì. Se hanno solo un po' di cervello e un filo di gambe fanno il 3-1. Ci sono spazi enormi, difensori lenti, se non fai gol lì con Zárate, con Milito. Amici neroazzurri stanno facendo. Andiamo con Alvarez dalla bandierina. A Patropaici. Guarda cross del tuo pupillo. Alvarez cerca l'appoggio comodo per Obi, che in mezzo invece vede l'appoggio, in questo caso di Nagatomo, che si era accentrato. Ma il Cesca Mosca riparte ancora in contropiede, 3 contro 3, sulla destra Olise, bravissima la retroguardia, in questo caso in fase difensiva ci è andato ancora Alvarez, che aveva battuto il calcio d'angolo, ma è ancora Tosic, l'ha appena entrato Alvarez. Cambiasso, si gioca tutto nello stretto sulla sinistra. Sì, c'è molto sacrificio anche da parte degli avanti dell'Inter. Ancora Cesca Mosca, quanto spazio che ha questa squadra per avanzare. Lo vediamo ancora adesso sulla sinistra, chiede il pallone Wagnerlov, va via inspiegabilmente va via Lucio ed è il 2-2. Non ci posso credere, cosa ha fatto Wagnerlov? Ma come fa? È incredibile, incredibile. L'ha fatto andare in mezzo. Incredibile. È rimasto fermo immobile. Gian Giacomo. È rimasto fermo, immobile.
Wagner Love si è mangiato due difensori, non si è capito per quale ragione, in questo caso se non erro Lucio è rimasto fermo e Wagner Love ha piazzato un diagonale alla sinistra di Julio Cesar. 77esimo minuto e Cesca Mosca inguaia l'Inter 2-2, ci sono 13 minuti più recupero, il gol in questo caso c'erano Zanetti e Lucio, Lucio si ferma incredibilmente e tira una bomba a raso terra. Wagner Love, lui è capace di questi tiri. Inspiegabile questo Lucio. Stop e non go per Lucio ed è il gol del 2-2. Sapevano benissimo Fulvio che Wagner Love è destro. Lucio ha dato questo piede, la possibilità di tirare a Wagner Love. È come dire Gigi Riva lo fai andare sulla sinistra. Sinistro non deve andare mai. Ma non puoi, cioè lo fai, lo accompagni. Difensore esperto come Lucio, tra l'altro. Poi ha tentato con la manina di arraffarlo, ma... Tra l'altro Giancarlo, il gol subito sul primo palo da parte di Julio Cesar. Vabbè, il portiere non c'entra, però secondo me lì è proprio Lucio. Quello che preoccupa è che mancano 13 minuti e la Cesca Mosca mostra delle condizioni. Ma era il momento che l'Inter assolutamente non ha in questo momento. Era il momento in cui sembrava che l'Inter fosse uscita un po' dal tunnel, invece hanno preso questo. E ancora l'Inter che prova a reagire. Gol dell'Inter, incredibile! Incredibile il gol di Mauro Zárate! Che sinistro, incredibile! E l'Inter si rimette in gioco. 78esimo, Mauro Zárate. Ha fatto un gol da centravanti. Grandioso, incredibile. Avremmo detto anche qualche sciocchezza, ma sul fatto che ci fossero spazi per il contropiede. Difesa dell'Inter inguardabile. E difesa anche loro. Pure anche la loro, Fulvio. No, la loro è. La loro non è addirittura fuori dalla grazia di Dio. L'azione è partita da Cambiasso. Il diagonale, lo stop che fa fuori il capitano del Cesca Mosca. Il sinistro. Raso terra, potentissimo. Fermo Gabulov, 3-2. Scusatemi, davvero sull'azione del pareggio. Bello. Loro, sì. La palla ce l'avevano quelli dell'Inter. In due hanno cercato lo stretto. Buttala fuori. Vabbè, è giustifica. Non giustifico Lucio che si fa saltare. Ma lascia perdere. Lucio è una conseguenza. Ma adesso pensiamo al gol, al terzo gol che ci dà la vittoria. Guarda che gol ha fatto Zárate. Giancarlo, che reazione da parte dell'Inter, che è un po' alla canna del gas a livello fisico, però caratterialmente i ragazzi si sono ritrovati. Questa reazione è anche sottolineata, esaltata, dalla pochezza di quella difesa, dall'incapacità di difendere, dall'incapacità a presidiare gli spazi. Un'altra difesa non avresti fatto tra gatti. No, ci sono enormi spazi. L'Inter, ogni volta che si è affacciata, lo ha fatto purtroppo nel secondo tempo un po' troppo, con poca frequenza, ha creato pericoli. Sì, Zárate prima è andato vicino al gol, adesso lo ha fatto. Schivo è arrivato davanti al portiere. Rimarchiamo anche gli assenti, rimarchiamo gli infortunati. Perché è molto più veloce di Alvarez. Bisogna capire anche quello. Esatto, non parliamo in contemporanea, grazie. Hai ragione, però direi inserirei Coutinho perché ha molta più velocità di Alvarez in questo momento. Il CSKA è lento, l'Inter ha bisogno di forze fresche, Alvarez secondo me non è in condizione di saltare l'uomo, invece Coutinho potrebbe farlo. Io non l'ho visto così male, perché si è anche giocato discretamente a centrocampo. Comunque il problema era che dietro si vedeva che stavano soffrendo. Chiaramente. Fallo laterale. Ancora adesso il Cesca Mosca in avanti, Gian Giacomo. Sembra un po' stordito, però il Cesca Mosca, anche se avanza, in questo caso sulla destra. Kivu ci mette due gambe, pulito il suo intervento. La palla esce in out, è rimesso in gioco perché l'ultimo a toccare è stato proprio Kivu sulla destra. Wagner-Love, stiamo attenti, soprattutto in questa fase. Cambiasso va ad aiutare, rilancia il pallone, spazza. 10 minuti più recupero. L'Inter ha stravolto questa partita dopo essere passata in svantaggio. L'ha recuperata ed è 3-2 in questo momento per i nero-azzurri. Gol di Zárate. Quanto scotta questa palla, Fulvio Collovati, suggeriva Andrea Sabbio. Difesa, non costruisce, ti posso dire, auguriamoci che l'Inter vinca, ma io sono più preoccupato per la difesa ballerina così che per la vittoria questa sera. La quindi l'ottica futura c'è da registrare molto in difesa per tuo. Ma questa difesa qua, tu non li vinci i campionati, sai questa guarda, difesa. Guarda, ancora spazio per calciare, Fulvio Cesar, facile. Allora, andiamo in cronaca, Gian Giacomo Secchi, gli ultimi 20 secondi prima del blocco pubblicitario, poi torniamo per gli ultimi 10 minuti. Gian Giacomo. Il pallone comodo tra i guantoni di Julio Cesar, che cerca di controllare questi 10 minuti più possibile in virtù di questo risultato, di questo gol incredibile di Mauro Zárate, che dobbiamo dirla tutta, ha risolto con un colpo da campione questo diagonale, lo stop, il sinistro violento e la palla nell'angolino. In questo caso il Cesca Mosca aveva trovato il pareggio, ora un po' stordita da questo gol assolutamente inaspettato, e ci saranno 9 minuti per cercare di almeno pareggiare i conti per il Cesca Mosca in questo suo centesimo, in questa sua centesima presenza. Benissimo, allora andiamo in pubblicità, Gian Giacomo, ti interrompo, andiamo in pubblicità, poi torniamo per vivere le ultime emozioni di questa interessantissima partita. Pubblicità e tra poco qua ancora con noi.